cari amici, ben ritrovati sul canale del Capobastone. Siamo qui nella modalità competitive, che sarebbe competitiva, che sarebbe la classica partita classificata. Ho usato Diva durante l'attacco, perché durante l'attacco Diva mi mette libidine proprio, è una bella figa e quindi mi mette libidine. E tra l'altro uno di voi, guardate cosa mi ha scritto, guardate: Simone Fontanesi, e non è l'unico, continua a credere che tu sia Jerry Calà. Libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi. No, non sono Jerry Calà, non sono Jerry Calà, sono Capobastone, perché me l'avete detto di tutte. Sono YouTube fa cagare, sono Zeb, sono Jerry Calà, me l'avete detto di tutte. O sono un trasformista, ma non un travone, ricordatevelo. Trasformista sì, ma non un travone. E oggi siamo qui per vedere la competitive. Come potete vedere, questo è il secondo round e stiamo vincendo 3-2. Tra poco vinceremo 4-2. Eccoci qua, vittoria. Ma adesso entriamo nel vivo del video. Perché? Perché adesso c'è da fare la fase difensiva. Sto facendo una partita della Madonna. Queste sono le partite pre-qualificazione, quindi sono le partite in cui tu devi dimostrare quanto sei bravo e poi verrai messo in una categoria. Quando sono in difesa io uso il mio amico Nano, eccolo qua. Siamo pronti? Madonna, sono eccitato come un muflone in calore. Porca troia puttana. Dai, andiamo. Madonna, queste competitive, guardate, una volta che arrivate al livello 25 vi si sbloccano le competitive, cioè le partite classificate, e una volta che entrate in queste partite il gioco cambia totalmente, perché quando fate partita veloce, cioè c'è la gente che è handicappata, e dire handicappata è un complimento, perché c'è gente che fa un cazzo. Io addirittura ho visto un nemico che ha preso lo scimmione, ha preso Winston, e invece di attaccare veniva da noi a salutare, capito? Pensate che coglioni, teste di cazzo. Però nelle competitive cambia tutto, la gente diventa inferocita, gioca bene, ed è incredibile questo gioco. Le partite competitive sono micidiali e oggi proveremo questa difesa. Siamo 4-2, se ci recuperano son cazzi, dobbiamo difendere almeno una posizione. Proviamoci, dai, vediamo come va. Dai, difendi l'obiettivo A. Dai stronzi, venite avanti. Guardate, ho già posizionato la torretta. Vediamo se fa qualcosa. Oh, gol di popolo, libidine. Ho ammazzato il primo, cioè con la torretta più vergognosa che c'è messa lì. L'ho ammazzato, cioè madonna. Andiamo avanti, venite, vieni avanti. Brutto sbudellato cane, vieni. Sei già morto, faccia di culo. Comunque, il Nano... che cazzo? Figa! Figona! Sta figona! Ma che cazzo! Madonna! Non posso bestemmiare! Cioè, allora, il nemico dovrebbe, perché bisogna usare il condizionale, venire da quella parte là. Invece erano tutti sull'obiettivo. Guardate, sono già a metà conquista. Cioè, ma stiamo scherzando? Ma siamo impazziti? Sono già a metà conquista? Oh! Oh! Conquistalo ancora! Porca puttana! Oh, ma li fermate? Ma ce la fate? Sto nano di merda che cammina lento come la fame. Guardate, l'hanno conquistato! Porca bestia! Bestia! Madonna, mi sento male! Madonna! Guardate, sono tutti qua, vincono! Ma sputtanata quella troia puttana! Ma cosa cazzo? Bestia! Non è possibile! Bestia puttana! No, che questi vincono con meno tempo di noi. No, sta qua non l'accetto, sta cosa non l'accetto, puttana, voi, quella puttanaccia che vi ha messo al mondo. No, adesso bisogna mettere le difese. Uè, belli di mamma, qui non è che si può crepare così come degli stronzi. Adesso ci penso io, porca vacca puttana, guarda che già conquistano l'obiettivo. No, col cazzo, guarda, ma non c'è nessuno che mi copre. Non c'è nessuno che mi copre! Devo ammazzarlo io il ninja, capito? Io sono il nano, che dovrei essere quello difensivo che mette le torrette. No, mi devo autodifendere io, capisci? La cosa è spaziale! È una cosa folle! Guarda, sono tutti là! Adesso vincono, cioè! Sarebbe una cosa vergognosa, ma no! Stavolta non ve la faccio vincere, pezzi di merda! No!
No, 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 non se ne parla proprio. Adesso appena metto la torre. Allora, dai, metti su, cazzo. Oh, minchia, finalmente ce l'abbiamo fatta. La torre è difensivamente una cosa perfetta. Purtroppo l'unico difetto che ha la torretta è che basta che gli sputate in bocca, fate puu e scoppia. Guardate, è già scoppiata. Basta che gli fate puu ed esplode. Esplode subito. Però se la difendete, anzi se gli altri, questi qua, difendono la torre è micidiale. Adesso vedrete che roba. Vedrete che roba. È micidiale se me la difendono, perché ha una gittata lunghissima. Colpisce, questo qua è chiaro come la merda che vuole fare la special qui vicino, non ce l'ha fatta, perché è un fallito bastardo, come tutti gli haters infami. E adesso andiamo avanti, perché questo colpo non lo prendete. Cioè, non lo prendete a sto punto, ma non esiste. Non esiste. Madonna, 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 madonna. No, vieni, vieni avanti, vieni. Vieni avanti, vieni. Meno male che c'è quello col ghiaccio che almeno mi protegge un po', cazzo. Perché gli altri proprio si stanno facendo le seghe a due mani, eh. Allora, dai, dai, combattiamo, forza. Forza, bambocci, venite avanti, venite avanti. Stronzi, venite avanti, vieni, vieni, vieni. Vieni, intanto vi aspetto qui. Guardate, guardate, non passa più nessuno. Una volta messa figa puttana. Madonna, meno male che ha messo il ghiaccio. Madonna, meno male, meno male. Cazzo, finiva male se non metteva il ghiaccio. Oh, la torre è ancora in piedi. Miracolo. Guarda, guarda, guarda come attaccano, guarda, Volevi, guarda, guarda. Guarda questo, guarda questo, guarda, Volevi, Vieni, vieni, vieni a prenderti il punto. Vieni, vieni, vieni. Madonna, che difesa massella, puttana vacca. Madonna, li stiamo facendo in, li stiamo inculando a sangue proprio. Senza vasellina, guardate, scudo. Lancio gli scudi, così si rigenerano. Dai, 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 che tanto non ce la fate. Dai che il tempo passa, vai, vai, vieni, 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 vieni. C'è quello lì che sta usando il panzone di merda, che tenta di prendere la gente al lazzo, ma non ce la fa. Madonna, non so da quanto tempo non muoro. Non muoro! Non so da quanto tempo sto facendo kill su kill. Adesso vediamo se di continuare così. Per fortuna c'è il guaritore, perché in ogni partita competitive assicuratevi che ci sia il guaritore, perché se non c'è sono cazzi. Se non c'è il guaritore, vieni, vieni avanti, vieni. Oh, ho chiesto qua. Ma cazzo, ma ci devo pensare io. 10 uccisioni in serie. Figona la madonna, figona quella pornostar. Madonna, madonna, madonna. 10 serie di uccisioni. Cioè, madonna mia. Para 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 para. Mamma mia. Madonna, questi. Madonna, madonna, adesso l'inculo, l'inculo. Vado io, vado io. Via, vado io, vado io. Via, 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 levatevi. Vado io, vado io. Primo, fuori dai coglioni. C'è quel guaritore di merda, quella puttana, che guarisce tutti e fa rivivere quelli che muoiono. Guardate, guardate che stronzi. Guardate, guardate sto. Ah! Cazzo! Cazzo, sono caduto! Qualche stronzo bastardo! Pelle di culo! Ha tolto le barriere, ha tolto il corrimano. Cazzo! Cazzo! Madonna, mi ero appoggiato al corrimano e distrutto e sono caduto. Puttana vacca, senza la torretta difendere sto posto è impossibile. Dai, 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 dai. Metti sta torre, dai, 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 martella, martellami i coglioni, dai! Dai, nano bastardo, dai, 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 dai colpi, benissimo, a posto. Fatele sempre di livello 2 le torri, eh. Livello 1 non vi servono a un cazzo, cioè gli fate il solletico. A livello 2 invece sono micidiali. Poi ovviamente a livello 3, quando usate la special, sono tutt'altra cosa. Guardate questo, guarda, guarda. Questo qua da dove salta fuori? Puttanona quella troia. Cioè non c'è nessuno che mi copre. Cioè questo qua saltano fuori dal nulla e io devo sempre fare tutto io. Come sempre, ovviamente, è la mia vita, devo fare sempre tutto io. Guardate, dispenso scudi, dispenso lezioni di vita. Faccio tutto io, tanto non lo prendete, merde. Figa puttana, figa puttana, figa puttana. Bene, è andata bene, è andata bene. Dai, trascendi, dai, vai, vai. Madonna, che macello, che macello. Madonna, cosa sto facendo. Mamma mia, cosa sto facendo. Io non so quante kill sono, non lo so, dopo vado a vedere. Ma devo averne uccise almeno una trentina sicuro. Cioè, sto facendo un macello sto facendo. C'ho il nano. Puttana. Sti draghi di merda. Vittoria, vittoria, partita conclusa. Godo, sì, sì, godo. Godo come uno stronzo. Adesso voglio vedere quanti ne ho fatti. Fammi vedere il punteggio. Dammi le kill. Dammi le kill, muoviti che abbiamo vinto. Dammi le kill. Dammi le kill. Dammi le kill. No, vediamo se, vediamo quanti. Madonna, 49. 49 kill ho fatto. 49.
49 kill. Ovviamente l'azione migliore è quella con Diva, perché ho fatto esplodere tutte le loro carcasse di merda. Guardate che roba. Badaboom! 1, 2, 3. Tre nemici uccisi. Strada spianata e conquista dell'obiettivo. Può accompagnare solo. Quindi direi vittoria totale. Bene, ora vi saluto. 49 uccisioni. Ho partecipato alla metà delle uccisioni di squadra. E io direi che la competitiva si fa molto ma molto interessante. Ora vi saluto. Un bacino sulla figa delle vostre sorelline in calore e ci ribecchiamo al prossimo video. Guardate che record, 49 uccisioni, 24 uccisioni all'obiettivo e guardate il dato più spaventoso, 16.000 danni inflitti, 16.548 danni inflitti. Vedete, questa è la mia seconda partita competitiva e fate voi, addio.